Ragazzi, qui urge un nuovo episodio della serie Etichette da Incubo. Siamo al quarto episodio. Dopo l'etichetta che chiede soldi per i follower, l'etichetta che si fa pagare un fisso mensile o l'etichetta che si fa dare la cauzione, abbiamo un nuovo episodio. Lo devo fare perché nel video che ho fatto qualche giorno fa, come valutare un contratto discografico, il video si chiamava per la precisione se chiede soldi e dice di fare tutto non è una buona etichetta. Ragionavamo un po' su come comportarsi e su che cosa pensare di un'etichetta che ti manda subito il contratto. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere, molto interessante. Un commento mi ha molto colpito a quel video. Un ragazzo mi scrive: ciao Michele, ti chiedo un consiglio, mi ha chiamato un manager e mi ha detto che era da tempo che mi seguiva sotto traccia, mi ha fatto una proposta, mi ha detto che lui mi fa cantare a Sanremo Unlimited, che siamo 40 iscritti, che c'è altri artisti che lo chiamano per mandarci, ma lui vuole me anche per fare bella figura perché in me vede delle potenzialità nel mio genere di voce, tipo di canzoni, che il programma va in TV nel digitale terrestre, c'è un premio che viene rilasciato a tutti i concorrenti con il demo da mostrare nei locali dove si va a cantare e mi chiede 618 euro da versare per casa Sanremo. Che mi dici? Che consiglio mi puoi dare? Io ho risposto ai commenti, però ecco, volevo analizzare questa cosa del manager che crede in te, soltanto in te. Ora io non lo so se questa cosa è vera o non è vera, io ho fatto delle ricerche, ma non è questo il punto. Ho fatto delle ricerche su Sanremo Unlimited, ho visto che è un evento che comunque si organizza, viene organizzato, è itinerante in varie città e i casting sono gratuiti. Poi lui dice 618 euro da versare a casa Sanremo. Sono andato a guardare, casa Sanremo fa sì un concorso, ma l'iscrizione per i singoli è di 300 euro. Non lo so, non vorrei che ci facesse un po' la cresta. Ma non è questo il punto, perché io sconsiglierei proprio di fare questo genere di cose e di partecipare a queste cose, perché in realtà considerate che alla fine al produttore di turno, pseudo produttore, il consiglio è sempre di informarsi su chi vi contatta, su con chi ha già lavorato, eccetera eccetera, perché molto spesso può succedere che questo produttore si limiti soltanto a trovare più artisti possibili in modo da guadagnare, semplicemente disinteressandosi realmente poi del progetto. Quindi queste cose, questi concorsi sono sconsigliati, e se volete partecipare a un concorso, bene, fatelo per vie dirette, ok? Vi iscrivete, lo cercate, fate una ricerca sui concorsi, partecipate dove volete, pagamento o non pagamento, però fatelo direttamente al concorso. Ora, il manager che crede in te con tutta la storiella, mi sa un po' di bufala, che ha 40 artisti ma vuole soltanto te, e che gli devi dare tu 618 euro da versare a casa Sanremo. Voglio dire, potremmo dire, ma se tu ci credi, si potrebbe fare la facile obiezione: se ci credi paga tu l'iscrizione. Ma questa cosa ormai lo sappiamo, è sempre, diciamo, difficile, ok? Ecco perché evitate, secondo me. Io qualche tempo fa avevo anche sentito di un presunto manager che si faceva pagare tipo anche migliaia e migliaia di euro per fare il giro delle case discografiche e portare il tuo demo alle grandi case discografiche, alle grandi case discografiche, alle major, proprio faceva il giro alla Sony, Universal, e sti poveri artisti che sganciavano sti soldi. Questa roba è semplicemente, potrebbero essere semplicemente dei modi per alzare i due soldi da parte di pseudo manager, potrebbero essere delle vere e proprie truffe. Lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere il manager che crede in voi, soltanto in voi, e poi voi dovete pagare l'iscrizione. Informatevi, vedete che tipo di concorso è, ma soprattutto se volete iscrivervi ad un concorso che è aperto a tutti, fatelo voi direttamente, ecco. Mi sembra un po' una paraculata, ecco. Quindi il consiglio è: informatevi sempre su chi avete davanti e su quello che dice, su chi avete davanti e con chi ha lavorato e che risultati ha ottenuto. E quindi segnalatemi se avete esperienze di questo tipo, siete stati avvicinati da presunti manager che credono soltanto in voi e però hanno in mente di fare qualcosa con voi, ma c'è bisogno che voi paghiate qualcosa. Fatemi sapere nei commenti, vediamo un po' di fare luce su questi casi che sono un po' brutti, secondo me. Quindi scrivete nei commenti la vostra esperienza e noi ci vediamo al prossimo video.